Passiamo alla nota dolente. Questa fa male. Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Oggi facciamo un video che ho fatto solo una volta, ma l'ho fatto un po' diversamente. Questa volta proprio siamo davanti al mio armadio per fare un bel decluttering. Qui siete nella mia cabina armadio, che in realtà è una stanza semplicemente vuota in cui ci sono un po' di cose, un po' di cassetti e questo armadio che è gigante. Ma non contiene così tante cose, nel senso è organizzato male, l'armadio vecchio, un armadio ereditato che quando ci andrà sostituiremo. Mi scuso per la luce, la finestra è qui, dovrei avere proprio l'inquadratura qui, ma poi non vedreste l'armadio, quindi la luce non è un granché, ma spero che comunque riuscirete a vedere quello che dovete vedere. Ho deciso di fare il decluttering perché ho troppa roba rispetto a uno ciò che indosso, nel senso che alla fine mi ritrovo sempre a utilizzare le stesse cose. Io sto molto in casa e in casa non è che indosso ad esempio i jeans o un vestitino, non sto lì dei collant, ecco, quindi indosso sempre le stesse cose. Esco, mi vesto, ma li tengo per 2 ore, non li tengo per 8 ore. Non ho bisogno di così tanti vestiti e soprattutto ci sono vestiti che non mi piacciono più, non mi valorizzano, non mi vanno più bene. È arrivata l'ora di dirgli addio e mi voglio aiutare a fare questo decluttering grazie a 4 domande ho visto che ti aiutano a capire se tenere un capo o meno. Adesso ve le leggo ed è 1. Ne ho bisogno, la 500 millesima sciarpa, lo uso, ho voglia di usarlo e questa cosa è fondamentale, cioè quando me lo ritrovo nell'armadio mi va di mettermelo e l'altro è mi piace, quindi effettivamente mi piace questo capo o semplicemente è un capo con cui ho un legame. Quindi magari ho preso quella maglietta che ne so, al Red Rock di New York 10 anni fa, ci sono affezionata, non mi va di buttarla, ma non mi piace più. Quinta domanda in realtà che aggiungo io è mi va, cioè è della mia taglia, mi sta stretto, mi sta troppo largo, quindi tutte queste domande e ci facciamo tutte queste domande per tutti questi capi, ovviamente non è che le ripeterò sempre. Però per capire se tenere questi capi o buttarli. Io questo video vuole essere anche, vuole spronarvi a fare lo stesso, soprattutto a fare una cosa che purtroppo è molto difficile perché siamo in una società basata sui numeri, sull'apparenza e tutto quanto, cioè buttare le cose che non ci stanno più, che non ci entrano più o che ci stanno male o che ci stanno strette. È una cosa difficile oggettivamente, io faccio molta fatica, sto facendo fatica. Ho combattuto contro certi capi per un anno, 2 anni, ma anche di più, e ho deciso, cioè, basta. Nel senso, non ha senso tenere nell'armadio qualcosa che ti stringe sullo stomaco, che ti fa star male. Il senso dei capi è abbellirci, è avvolgerci, è risaltare le nostre forme, ok? Non è quello di stringerci in una taglia, ok? Sono i capi che si devono adattare al corpo e non il corpo che si deve adattare ai capi. Quindi cominciamo, adesso avvicino un po' la telecamera, cominciamo dai pantaloni. Ci sono tutti i miei pantaloni, non ne ho tantissimi e fra poco ne avrò ancora di meno. Eccole qua, allora qui abbiamo 4, 1, 2, 3, 4 paie di jeans, vabbè, questi sono bianchi. Questi due sono vecchi, questi due invece sono proprio nuovi, 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 quindi ovviamente non li vado a fare decluttering, ma li vedrete in un video acquisti quando avrò acquistato un po' di roba perché vedrete che me ne rimarrà veramente poca. Prendiamo questo capo, questi jeans sono bellissimi, sono della Rifle, si chiamano comunque un brand appunto anni 80, 90, massimo 2000. Hanno tutti questi bottoncini, quindi sono anche proprio carinissimi, mi piacciono un sacco. E il problema di questi pantaloni è che in realtà mi stanno anche più o meno come taglia, cioè potrei ancora metterli, nel senso potrebbero essere un pochino più larghi, ma come taglia non sono neanche scandalosamente stretti. Il problema di questi pantaloni è che mi fanno un difetto sul sedere, io non so se lo vedete, ma non so, fanno tipo una piega che si vede anche un pochino qui, mi fanno una piega sul sedere stranissima e onestamente è un punto del mio corpo che mi piace, uno dei pochi punti di cui, che mi è sempre piaciuto del mio corpo, non mi va che un pantalone che metto abbia un difetto proprio lì, cioè proprio mi scoccia, quindi non vedo il senso di utilizzarli più. Non capisco se serve un sedere più abbondante, meno abbondante, non capisco come si risolva questo difetto, sicuramente sono dei pantaloni non fatti per la mia fisicità, quindi troveranno qualcuno a cui staranno meglio che a me. Questi invece sempre rispondono alla domanda del sono della tua taglia? No, mi stanno stretti, ci sto bene quando magari sono proprio piattissima quella giornata in particolare, però appena mi gonfio, appena mi siedo, eccetera, mi stanno stretti. Onestamente non stanno neanche bene dei vestiti troppo stretti. Sono comunque anche questi bellissimi. Sono fatti un po' così, questi sono mom jeans.
direi, vabbè, qui non ho risvolto, ma potete anche allungarlo. Sono stupendi, il modello mi piaceva tutto tantissimo, fossero stati una taglia in più, sarebbero stati i miei jeans preferiti, ma non lo sono, quindi anche questi vanno dati a qualcuno che li userà. Passiamo a questo cassetto sotto, non so se lo vediate, ma adesso tiro fuori la roba. Qui cominciamo a essere un pochino più indecisi. Questi pantaloni, allora, premessa, ci sono alcuni pantaloni in cui ho speso un sacco di soldi e mi scoccia anche solo rivenderli o buttarli o regalarli perché ci ho speso un sacco di soldi. Questi sono di Max Mara, quindi capite che per quanto li abbia presi in sconto e tutto, mi scoccia proprio svenderli, quindi questo è un altro motivo per cui faccio fatica a separarmi da certi capi. Comunque questi sono dei pantaloni a vita alta e la vita alta mi piace tantissimo su questi pantaloni. Non sono il modello che mi risalta di più perché comunque a volte quando sono un po' gonfia la pancia, cioè nel senso cominciano a essere stretti un po' sulla pancia, ma solo in certi giorni. In generale comunque mi vanno bene, sono della mia taglia. Hanno un piccolo difetto per questo erano in sconto, però ci posso passare sopra. Il problema un po' è il sotto, nel senso che vedete che sono stretti sotto. Devo capire se riesco a modificarli, nel senso che ogni volta che li indosso sento che lo stretto sotto, cioè nel senso la forma così, non mi sta bene, perché già ho le spalle larghe, se poi sono stretti anche sotto mi sbilancia tantissimo la figura, quindi devo un attimo capire come fare, se abbinarli in un altro modo. Questi non sono ancora pronta a buttarli perché mi piacciono e tutto, vorrei capire, non so se abbiate dei suggerimenti, vorrei capire se secondo voi, magari siete appassionati di sartoria o cosa, e secondo voi si può fare un'alternativa a questa... a questa fine dei pantaloni, quindi magari allargarle in un certo modo, non lo so, ditemi se avete anche delle idee cosa si può fare, perché appunto alla fine non mi convincono totalmente per la fine dei pantaloni, però del resto mi piacciono molto, sono a vita alta come piacciono a me eccetera, quindi questi li metto nel ci riprovo, però non mi convincono al 100%. Arriviamo a questi sono pantaloni, questi sono jeans che ho comprato quando ero anche aumentata di taglia e sono jeans che appunto mi ricordo che non mi sono mai sentita a mio agio con questi jeans perché appunto ero in un periodo in cui non mi sentivo molto a mio agio col mio corpo, non mi sentivo a mio agio con il numero che c'era scritto su questi pantaloni, che fondamentalmente è molto simile al numero che c'è scritto ora, semplicemente prima non mi muovevo, adesso mi muovo, quindi mi sento molto meglio con il mio corpo. Cioè è una taglia giusta per me adesso questa. Il problema è che comunque non mi stanno bene, non mi esaltano le forme, non penso sia un modello per me semplicemente, e ogni volta che li metto mi sento un sacco di patate, quindi per quanto questo non abbiano nessun difetto in particolare mi sento veramente un sacco di patate quando li metto, quindi questi, anche questi li do via, anche questi sono buoni, sono Weekend di Max Mara, insomma sono buoni, però non mi esaltano per nulla e io, cavolo, voglio avere dei vestiti che esaltino il mio fisico perché mi va di averli così. Passiamo a questi. Questi sono il fail dell'anno. Allora, sono dei jeans. Mi viene da ridere, ragazzi. Sono dei jeans che hanno subito le peggio torture, fondamentalmente. Sono di Armani Jeans, pagati 2 euro al mercatino dell'usato. Taglia perfetta, fit buono, tutto quanto, il problema è che erano un po' rovinate, avevano la cerdina da sostituire, l'ho sostituita, e poi avevano delle macchie, come se ci fosse caduta la candeggina a macchie, no? Ho detto, vabbè, li tingo di nero, no? Solo che la tinta nera, una l'ho messa male, quindi posso seguire le istruzioni, ho appoggiato la polvere sul jeans, quindi sono venute tutte queste, non so se si vedono, tutte queste macchioline, ecco, come se si fosse macchiato, vedete tutti questi pallini dove era appoggiata la polvere, quindi già sono un po' rovinati, ma su questo ci posso, cioè può anche risultare fatta apposta, no? Però non mi piace proprio il colore adesso, un grigio blu spinto, veramente osceno, io ci ho fatto 3 lavaggi col nero, cioè mi rifiuto di sprecare altra acqua per un altro lavaggio, ve lo giuro, cioè un'intera confezione di nero, comunque non li ha tinti di nero, li ha tinti di verde petrolio, cioè un colore che non mi piace per nulla, quindi li ho rovinati. Però dopo mi restano veramente pochi jeans, quindi questi li tengo, ma li tengo finché non trovo dei jeans neri che mi piacciono, dei pantaloni neri che mi piacciono da portare tutti i giorni. Una volta che troverò i pantaloni neri
Butterò via anche questi, butterò via, insomma, li donerò, non lo so cosa ci farò perché appunto avendo anche questa cosa si sono rovinati, io non so neanche a chi darli, cioè nel senso non sono neanche troppo portabili, quindi non so veramente cosa farci. Mi sono pentita di, al posto di tingerli di nero, avrei dovuto smacchiarli completamente, renderli bianchi e ciao. Quindi già abbiamo due paio di pantaloni che mi convincono e due no, di quelli che mi rimangono. E qui è finito, adesso cominciamo con questa parte. Non faremo mai in tempo a fare le scarpe, cioè sicuramente. Comunque, andiamo avanti e finisco un attimo con la sezione pantaloni, gonne, eccetera. Partiamo da questa gonna. Allora, questa gonna nera mi piace molto. Il problema è che anche qui, appena troverò un'alternativa, la darò via, nel senso che è molto bella, veramente mi piace tantissimo. La lunghezza, il fatto che sia vita alta, tutto mi piace di questa gonna, peccato che mi stia leggermente stretta, quindi mi sottolinea un po' la pancia, cosa che non mi fa impazzire perché la pancia è sempre, sempre, sempre stata una mia insicurezza, quindi proprio la pancetta qui, che ho sempre avuto anche quando avevo veramente 10 anni. Però è sempre stata una mia insicurezza, quindi non mi piacciono i capi che la sottolineano. E vi state chiedendo perché ho preso questa gonna? Perché tutti questi, molti di questi capi vengono da un periodo in cui, non so come dire, curavo un po' certi sentimenti, certe emozioni con lo shopping. Poi ho iniziato la terapia, quindi non vi preoccupate. Comunque, mi piace, quando troverò un'alternativa, non ho frettissima di trovare un'alternativa, quando troverò un'alternativa la darò via perché mi sta leggermente stretta, quindi mi sta ancora, però diciamo che anche lì quando mi gonfio poi non mi fa impazzire come mi sta, però comunque mi piace. E poi non avrei proprio alternative, cioè devo trovare proprio un'alternativa a questa gonna, quindi per ora va bene così. Abbiamo poi quest'altra gonna qui, questa è molto carina, quando l'ho presa mi piaceva da matti, mi piaceva tantissimo, anche questa mi sta quei 1 centimetro stretta, ma non è quella, alla fine posso portarla anche con la cerniera un pochino aperta, non è davvero quello. È un po' corta quindi non la posso portare con tutto, ha questi tipo volant così, un po' vita alta, mi piace molto, soprattutto anche se mi sta stretta, mi toglie l'attenzione dalla pancia, quindi mi piace tanto. Non mi sto ritrovando molto a utilizzarla, devo capire se è ancora il mio stile. Devo dare una possibilità, magari me la metterò, proverò a mettermela la sera. Se non mi sento più a mio agio con questa gonna, la darò via, perché anche questa è di Marella, è carinissima, è perfetta. Veramente mi piace tanto, però non so se tutti questi svolazzi sono ancora il mio stile. Cioè, questa sono molto molto indecisa. Questo è uno di quei capi in cui dici, ok, se lo metti nei prossimi 2 mesi lo tieni, se no niente. Questa è carina anche però anche d'estate, cioè in entrambe le stagioni. Non l'ho mai indossata d'estate, in realtà l'ho sempre indossata d'inverno. Ci devo dare una possibilità. Questa è uno di quei capi che mi segno e vi aggiornerò. Ok, anche questi pantaloni io me li tengo nell'armadio da tantissimo tempo. Anche questi me li tengo nell'armadio perché sono di Max Mara e quindi soffro a darli via per poco perché li ho pagati tanto. Anche questi no, sono a sigaretta, sono aderenti, non sono una forma, sono a vita alta, cioè sopra mi piacciono, sotto no, sono elasticizzati, quindi la taglia è ok, tutto quanto, sotto però sono a sigaretta, non mi esaltano il fisico, non mi ci sento a mio agio con tutto stretto, ecco, e non penso mi valorizzino particolarmente, quindi questi li do via. Devo capire ancora chi darli, però li do via, perché ho anche pensato appunto di fare come i pantaloni grigi, quindi di aprirli e magari fare qualche spacco particolare, però già sono, non dico corti, però giusti. Se li apro si accorciano ancora un po' e non, dopo non mi stanno più bene, quindi visto che non voglio rovinare un capo Max Mara, che magari può stare veramente bene a qualcuno, non lo voglio rovinare, quindi questo proprio lo vendo o lo do via. Non, ditemi anche se siete interessati a un capo del genere, sono proprio pantaloni un po' elasticizzati a sigaretta, perfetti, eleganti, cioè se sapete questo modello vi sta bene, vi piace, veramente sono bellissimi. Penso proverò a venderli su Vinted, non li metterò tanto, però meno di boh, 30-35 euro non li voglio vendere, quindi se vedrò che dopo non li vendo su Vinted, pace, li darò a qualcuno. Ditemi anche se
qualcuna di queste cose vi ispira e lavorereste su Vinted, così facciamo prima. Continuiamo. Allora, no, questi pantaloni sono quelli che avevate visto in un video, mi sembra una morning routine, non mi ricordo bene. Comunque questi me li sono fatti stringere, adesso sono della mia taglia, mi piacciono un sacco, non si toccano. Pensavo di mettermeli anche oggi, perché stanno, secondo me, bene con la maglia, vedremo, però questa maglia tipo... un dettaglio rosa che è lo stesso rosa dei pantaloni, quindi non lo so, vedo. Questa invece va venduta, regalata, quello che volete. Questa è una gonna, uno di quegli acquisti che dici ma mi convince, non mi convince, quando hai voglia di acquistare quindi lo acquisti ma non ne sei convinto al 100%, a volte capita queste cose, capitano sempre. Ed è una gonna di Marella, di questo azzurro stupendo, un pochino più spento di quello che vedete in video, forse un pochino più chiaro anche. Questa gonna è molto gypsy, vedete, è un sacco, si muove, fa la ruota quando mi muovete, è molto carino l'effetto, ma non rispecchia troppo il mio stile. Rispecchiava un pochino lo stile di quando l'ho presa, adesso assolutamente no. La botta proprio che mi ha fatto dire basta è stato che si è rotta la cerniera, si è incastrata, anche questi mi stavano leggermente stretti, cioè proprio magari mangiavo tanto, quindi anche questo comunque avrei dovuto darla via, però la botta finale è stata appunto la cerniera che si è rotta. Questa lo vendo, la vendo a poco, a parte quello non ha nessun difetto, è bellissima, le tasche proprio, cioè se qualcuno sente che è il suo stile è bellissima come gonna, è una 42 mi sembra. Unica cosa, non la vendo tanto perché appunto sappiate che ci dovete cambiare una cerniera, costa circa 7-8 euro, massimo 10, cambiare una cerniera, però è molto bella, cioè del resto è proprio bellissima secondo me. Quindi anche questa la do via. Contate che tra l'altro avevo già un po' iniziato a fare questo decluttering prima di fare il video, con cose che proprio non utilizzavo per nulla, e avevo già dato via altre due paia di pantaloni per farvi capire quanta percentuale dei pantaloni e gonne che ho, che non mi piace, che non mi sta bene, che non mi fa sentire a mio agio, avevo 50%, 60% di pantaloni che possedevo, allucinante. Cioè, era veramente una cosa che mi metteva a un certo punto ansia, perché dicevo, aprivo l'armadio e dicevo, non c'è nulla che ho voglia di mettermi, proprio mi faceva star malissimo, quindi sono contenta di dare via queste cose e prendere pochi capi, veramente pochi capi, ma che sento 100% miei. Ok, allora adesso continuiamo e andiamo... anche questa in cose che non voglio affrontare, ma ok. Abbiamo questo cardigan rosa che mi piace, quindi assolutamente non rimane con me. Questa maglia invece non ha nulla che non va. Il problema è che le spalle mi stanno leggermente strette. Quando l'ho comprata mi stava bene, però con lo sport che faccio mi si sono rafforzati i muscoli, mi sono ingrossati i muscoli della schiena, quindi questo diciamo che anche la mia schiena è sempre stata una mia grande insicurezza, diciamo così. E ok, cioè adesso ci sono... sono scesa a patti con la mia schiena, però le cose che proprio me la sottolineano non mi fanno impazzire. Questa è una maglia che indosso quando non ho nessun'altra maglia da indossare, però adesso ho poche maglie, quindi appena c'è questa, se trovo qualcuno a cui darla, perché siamo sempre lì, se non trovo qualcuno a cui darla me la tengo, perché questa è una maglia messa bene e... le maglie così su Vinted fai fatica a rivenderle eccetera. Questo, se trovo qualcuno a cui sta bene, che vuole questa maglia, gliela regalo appena comprerò delle altre maglie che mi stiano bene, ecco, quindi siamo sempre lì. Anche questa entra nella categoria di appena troverò un'alternativa la do via. Questa maglia mi piace tantissimo, l'ho comprata per il mio compleanno, non l'ho indossata tantissimo, nel senso che è una maglia molto particolare, però mi piace tanto, quindi assolutamente questa non si tocca. La cosa invece su cui sono indecisa è questo blazer. Allora, questo blazer l'ho comprato su Micolet, che è tipo Vinted, cioè è una piattaforma del genere, in cui i capi però non sono indossati. Questo non è tutto sto gran tessuto, mi serviva semplicemente un blazerino nero, classico, ok? Questo è un blazer che, guardate, me lo provo, non ho provato niente, ma questo me lo provo perché ve lo faccio vedere. Vabbè, con la camicia sotto sta un po' stretta, questo è bello da indossare con... è leggerino, quindi d'estate con una canottierina sotto. Mi sta leggermente stretto di spalle, ma perché ho la camicia. Se ho appunto una canottierina non mi sta stretto, mi sta giusto. Non si chiude, è proprio classico, normalissimo, non chissà che tessuto, però è un blazer nero classico. Devo capire se quest'estate lo indosso, cioè non lo indosso così tanto.
mi viene da indossarlo 2 o 3 volte all'anno, però quelle 2 o 3 volte mi fa comodo. Diciamo che anche qui, se mai troverò un'alternativa, lo sostituirò. Per ora però, quando indosso i toppettini, quando indosso cose un po' corte, eccetera, un blazer nero così leggero da indossare d'estate ci sta. Quindi non mi fa impazzire, non è il mio capo preferito, ma alla fine d'estate mi ritrovo a utilizzarlo. Passiamo alla nota dolente. Questa fa male. Questa fa male perché, come vedete, l'etichetta dove è andata, comunque, come vedete ancora l'etichetta. Questa è, e la riconoscerete, la giacca di Intend che avevo preso, che vi avevo mostrato in un video sempre del una nuova morning routine e tutto quanto, dove ho pensato dell'acquisto. Vi avevo mostrato questo blazer in abbinato a dei pantaloni verdi, sempre a vita alta, dello stesso verde. Io non so che cosa mi hai preso con questo verde, non so che cosa avessi in mente, perché sapete quando lo acquisti sai che stai sbagliando, ma lo acquisti lo stesso, ti autoconvinci che lo userai. Questo è questo, cioè non l'ho mai indossato, non... tra l'altro mi sta anche un po' stretto di spalle. Questo proprio lo do via, lo rivendo ed è nuovo di negozio, cioè mai indossato, imbarazzante come cosa. E vorrei sapere il bello che anche i pantaloni verdi alla fine li ho dati appunto, sono dei 2 pantaloni che vi ho dato via già prima, quindi tutto l'intero set non l'ho mai utilizzato perché mi stava stretto, perché il colore non mi piaceva, chissà perché avevo in mente di indossare questo colore, quindi questo lo do via. E questo è veramente uno di quegli errori degli acquisti che tu dici ma che cavolo, ma che sai che comunque prima o poi si fanno questi errori e continuerò a rifarli, cioè lo so già che farò di nuovo questo errore qualche volta, quindi spero che qualcuno di voi riuscirà ad apprezzarlo, perché veramente mi dispiacerebbe lasciarlo così. Allora, passiamo a questo. Questo è il completo che è uguale a quello lì verde, cioè è lo stesso completo, questo è marella e secondo me l'anno dopo è andato in trend, semplicemente è fucsia, l'altro invece era verde. Questo fucsia è già un colore che mi vedo di più, ok? È un colore troppo acceso per me, ma che mi vedo già di più. I pantaloni li utilizzo, mi piacciono tantissimo, sono gli stessi, cioè il modello è sempre questo, anche di quelli rosa, però una fucsia rosa comunque non si vede tantissimo, ma sono molto diversi. Quindi è ok. I pantaloni quindi li utilizzo, mi piacciono eccetera, benissimo. Il blazer non lo indosso mai. Sono indecisa se darlo via, nel senso che avere un completo è comodo. Quindi questo proprio chiedo il vostro consiglio. Non so se sentite le urla. Comunque non so cosa fare con questo blazer. Lo tengo, lo do via. Devo ammettere che il tessuto è un po' sintetico, non mi fa impazzire. Però vabbè, le volte in cui lo devo usare, pace, farò stesso, tanto lo usi magari per una cosa di un pochino più formale, ecco, però comunque il colore è carino, ha un po' un lato affettivo che devo lasciare andare, e va bene perché comunque l'ho indossato nel mio TED Talk, è legato a un bel ricordo. L'avrò usato 2 volte, questo blazer abbinato ai pantaloni, del resto questo blazer da solo non mi viene da indossarlo, quindi... cioè se devo indossare qualcosa di colorato lo indosso o sulla maglia o sui pantaloni, non sul blazer. Quindi assolutamente ditemi voi cosa faccio, spezzo il completo, quindi do via il blazer o tengo tutto nel caso mi serva, comunque prima o poi questo lo indosso, anche se lo indosso 2 volte all'anno va bene così. Ditemi voi, perché questo veramente non riesco a decidere. Abbiamo poi un blazer che non indosso tanto, ma che assolutamente comunque indosso volentieri, quindi ok. E qui abbiamo altre 2 cose. Questo ho già deciso nella mia testa che lo do via, è stato un fail, l'ho comprato a vino chilo, convintissima di aver trovato un blazer carinissimo che rispecchiasse il mio stile, peccato che il mio stile non sia questo. Non mi piace, è troppo corto come blazer, quindi mi sottolinea tantissimo la parte di sopra e la larghezza delle spalle. Non è semplicemente il mio stile, cioè è molto carino, ma è un pezzo anche molto particolare e uscendo poco, cioè... già indosso pochi capi, se poi è un pezzo particolare non lo indosso, quindi questo, presa dall'entusiasmo di vino chilo, l'ho preso, ma... e spero che troverà casa fra qualcuno di voi, perché è veramente comunque carino e delizioso. Se qualcuno ha questo stile, dategli una casa, dategli affetto e indossatelo. Altro blazer, questo è stato il mio migliore amico per tantissimi anni, non è più il mio stile, non mi ritrovo più a indossarlo.
mi piace ancora, cioè mi accomodo, mi sta bene, tutto quello che volete, non mi ritrovo semplicemente più indossarlo, quindi questo lo do via sperando che piaccia a qualcuno, questo veramente lo venderò a 5 euro perché è pinky. Nonostante questo, cioè, non ti fa puzzare, niente, cioè, ha una bella vestibilità e tutto, però è di pinky, quindi ce l'avrò pagato 20 euro veramente 8 anni fa, quindi va benissimo così. Se qualcuno di voi è interessato, è veramente carino. È proprio uno dei tipici capi che dite, ha avuto il suo ruolo nella mia vita, ma adesso non è più il mio stile, quindi lo lascio andare. Allora, maglia, camicia, camicia. Le cose che non butto, su cui non sono indecisa, non le faccio neanche vedere. Altra cosina, questa so che qualcuno di voi sarà molto contento, molto contenta. È una camicetta che avevo preso al mercatino dell'usato, ricamata a mano dalla signora che le vendeva. Mi piace ancora, però l'ho indossata e anche questa è un po' corta, cioè nel senso è normale, però mi sottolinea un po' le spalle come forma, eccetera. Non mi ci sentivo più a mio agio, quindi non ha difetti, non la butto perché. A difetti non la butto perché non mi piace più, cioè come capo mi piace tantissimo, poi tutti questi ricamini, cioè ragazzi deliziosi, guardate qui, tutti questi ricami, no, è bellissima, me l'avete vista tantissime volte, non rispecchia più ciò con cui mi sento a mio agio, soprattutto appunto per la forma, e quindi questa la do via, sono sicura che troverà qualcuno che la prende volentieri. Guardate quanto è vuoto. Poi non so se si vede, ma è veramente vuotissimo. E per questo comunque qualcosina mi devo comprare perché è veramente poca roba da tutti i giorni. Un'altra maglia, questi ve li ho già fatti vedere. Ok, ultime cose. E poi basta, direi che le scarpe ce le risparmiamo. Magari ci faccio un TikTok, adesso vedo cosa farci. Questo vestito l'ho preso su Vinted. È un po' particolare, ma mi piace molto da indossare. Non lo indosso così spesso, ma mi piace molto, lo trovo molto il mio stile, quindi questo assolutamente lo tengo. Ultimi due capi, anche qui mi dovete aiutare voi assolutamente perché ovviamente vi chiedo di aiutarmi a fine video quando nessuno ci arriverà a fine video, ma nel caso ci arriviate ditemi. Ultimi due capi appunto in cui mi dovete assolutamente aiutare voi. Allora, questo capo io ci sono molto affezionata, ha una forma soprattutto della gonna che mi sta molto bene perché appunto a vita alta, un po' svasata, mi sta molto bene. Sopra è elastico, quindi mi entra, ma mi sta molto stretto sulle spalle. Cioè, secondo me da dietro non è bellissimo. Il colore non mi fa impazzire, però fondamentalmente lo indosso durante. Cioè, è il solito vestito che indosso a Natale o durante le feste, che mi fa comodo. Cioè, potenzialmente vorrei separare la gonna dal vestito. Sono indecisa, nel senso che questo vestito è messo bene, è molto carino e sono sicura possa stare meglio a qualcun altro. Non lo indosso tutti i giorni, quindi non è una cosa che indosso spesso, lo indosso appunto durante le feste perché è un po' rosso, un po' così. Sono indecisa. Ditemi se qualcuno di voi è interessato anche a questo vestitino. È carino, bellino, ci sono affezionata. L'ho utilizzato, semplicemente adesso appunto è elastico, mi sta sulle spalle, ma vedo che non è la cosa che mi valorizza di più. E uno, adesso mi dovete decidere anche l'altro, così poi vediamo, magari uno lo tengo, uno lo do via. Passiamo a questo vestito invece, quindi questo assolutamente aiutatemi, lo rimetto nell'armadio, ma sono pronta a darlo via secondo me. Ultimo capo che vi faccio vedere è questo vestitino che non è così freddo come vedete in camera, io cercherò di correggere i colori, ma non è assolutamente questo viola scuro. Allora, questo mi piace, è un vellutino, quando l'ho comprato mi piaceva tantissimo, mi piace ancora, unica cosa è che non penso vi valorizzi particolarmente, cioè nel senso è un po' un sacco di patate su di me, però vabbè, ci puoi mettere una cintura. Il problema è che non mi piace la lunghezza, adesso non si nota, ma è una lunghezza che mi arriva, non si noterà mai, comunque mi arriva sapete quel tanto così sopra il ginocchio? Cioè quella lunghezza proprio da, non so, gonna scolastica, tanto così sopra il ginocchio che non valorizza, perché non è né dopo il ginocchio né comunque ben prima del ginocchio. Il colore non è proprio il mio, ma è ok su di me. Questo stavo pensando di chiedervi se secondo voi è una buona idea accorciarlo, cioè se dire mi arrendo, lo vendo e pace, o se accorciarlo, tipo tanto così, e tenerlo perché dopo la lunghezza mi soddisferà. Quindi comunque guardate, cioè guardate quanto spazio ho fatto nella. Non sono ovviamente tutte le cose che ho, ma ho buttato veramente una quantità di vestiti allucinante.
con calma li metterò su Vinted, cioè non penso li troverete su Vinted quando pubblicherò questo video, ma presto, e ditemi nei commenti sempre cosa ne pensate, siete d'accordo con le mie scelte, se vi ho convinto a fare decluttering, quindi vi ho convinto un pochino a liberarvi di certi capi che non indossate più. Io vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad ora, è durato un'ora questo video di girato, durerà meno spero, taglierò molte parti, però è veramente lungo questo video, quindi io vi ringrazio di essere arrivati veramente fin qui. Vi mando un bacione e ci vediamo mercoledì prossimo. Presto comunque, appena riuscirò a fare un po' di shopping, arriverà anche un video di nuovi acquisti, perché avendo buttato così tante cose, oggettivamente non me ne rimangono tantissime. Non voglio esagerare, ma voglio comprare dei capi basici con cui poi sostituire anche queste cose che vi ho detto. Quindi vi mando un bacione e ci vediamo. Ciao!